tempo, credo che hanno visto tutti chi era la squadra più forte in campo. Posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo giocato quasi 80 minuti in 10 e sì, non so neanche cosa dire, perché i ragazzi hanno dato veramente l'anima. Poi contro una squadra forte come loro è difficile reggere per 80 minuti in 10, e loro ce l'hanno messa tutta sulle palle inattive, la loro fisicità, una bella squadra, complimenti. Però logicamente sì, giocare 80 minuti in 10 è tanta roba. Quindi l'espulsione decisiva, parere tuo, per il risultato. È anche vero che ci sono da sottolineare però i due errori sulle due palle inattive, che poi in due minuti viene portato ad essere sotto. Errori su palle inattive, non voglio tutelare i miei ragazzi, però logicamente quando stai perdendo 1-0 e stai vincendo 1-0, ormai le forze erano quelle che erano, loro hanno incominciato a fare i cambi, mettere dentro giocatori fisici, perdi per un piccolo momento magari la marcatura, non è più chiaro chi deve marcare chi, anche se l'abbiamo preparato bene. Poi sul primo gol c'è stato un errore del portiere che ha detto al giocatore ce l'ho io, sono cose che succedono, non posso dare la colpa a nessuno. Prossimo sabato, impegno difficile in quelle di Feltre, dopo la sconfitta odierna, come ci arriverete, mister? Oh, fiducioso, perché come detto la squadra ha veramente messo in pratica tutto, perché nel primo tempo si è visto, finché eravamo 11 contro 11, dico io adesso da parte mia, si vedeva che eravamo noi leggermente superiori, loro non hanno mai cacciato in porta. Cioè, io sono fiducioso, a prepararla bene, sarà difficile soprattutto mentalmente, perché mi ripeto, fino a poco alla fine stai vincendo 1-0 in 10, i ragazzi ci credevano ancora, dopo prendi 2 gol, 3, il terzo non lo conto perché è un contropiede, però sono fiducioso. Va bene, allora grazie mister e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Crepi, grazie mille, buona domenica.